caso stanno dentro la fondazione e con loro ogni giorno scopriamo. Cioè nessuna regione ha un cancro così brutto come la nostra, che è la Camorra, ma nessuna regione ha un anticorpo così forte come i familiari delle vittime di criminalità. Guardate che sono una ricchezza che, e io invito la scuola, questo istituto, a farsene, a sfruttarli, a usarli, perché loro hanno una voglia di dire, di raccontare di loro e del loro impegno. E noi diciamo sempre questo in fondazione, lo diciamo come autoformazione agli operatori, ma lo diciamo anche ai ragazzi che vengono, e qualche giorno fa è venuto due vostre classi da noi, e diciamo sempre, se loro, che erano abilitati alla bestemmia, che erano abilitati alla rinuncia, che erano abilitati dalla storia ad andarsene via e nessuno li avrebbe giudicati, se loro oggi possono andare per le scuole a raccontare le storie dei propri congiunti che sono stati così barbaramente sottratti al loro affetto, noi abbiamo l'obbligo di farlo. Loro diventano il motore motivazionale del nostro impegno. Guarda, è una ricchezza che dovete usare nei vostri gruppi, nelle associazioni, Libera. Ecco, non a caso, Libera qui è intitolata a un familiare di una vittima innocente. E chi è il vessillo? Il fratello. Nel suo silenzio, in questi anni di abnegazione, di frustrazioni, e quando ve li fate raccontare, quante storie nelle storie, quante volte è morta? Quante volte è morta questa vita? E così, loro che potevano andare via, stanno nelle scuole a raccontare di antimafia, di legalità, di impegno civile. E allora nessuno di noi si può sottrarre, nessuno di noi. Giancarlo non stava al posto sbagliato, al momento sbagliato. Giancarlo faceva solo il suo lavoro. La stessa cosa dicasi per Melissa. Stamattina Melissa andava a scuola. La grande lezione che viene dalle vittime della criminalità è questa. Che chi sta al posto sbagliato, al momento sbagliato, è quella, me lo passerete in un'aula didattica come questa, cacca della criminalità, perché la camorra non vale niente. Questo è il grande principio che dobbiamo far passare. Perché se noi non ci facciamo carico dell'insegnamento della storia, noi, allora guarda, 1.800 beni confiscati nella nostra terra, 1.822 beni confiscati nella nostra regione, 1.822, la seconda regione in Italia per il numero di beni confiscati, 255 morti ammazzati innocenti, la prima regione in Italia per morti innocenti per mano criminale. Sono domande alle quali non ci possiamo sottrarre. Allora, la grande lezione di Giancarlo, che faceva solo il giornalista giornalista, è questa, è serenamente, semplicemente, la rivoluzionalità, è questa serenità, è questa normalità nella quale fare il proprio dovere è rivoluzionario, è sconvolgente. Lui non faceva che raccontare. E nel suo racconto, senza precondizionamenti, il suo racconto ha svelato dinamiche criminali che hanno messo a nudo la miseria umana di coloro che si definivano uomini di onore. E questo lo ha condannato a morte. Perché lui ha sgamato come avevano incastrato Gionta. Chi sta sgamato? Non ha fatto altro che raccontarlo, ha fatto il suo dovere. Allora, la riflessione che io veramente voglio affidare, che poi non so se mi sarà riconcessa la parola, ma insomma ve lo voglio dire subito. Allora, vi voglio lasciare tre piccole sensazioni. Una di ieri, quel caseificio che avete visto il 17 maggio è stato inaugurato. Queste sono le vittorie. E là non è che facciamo antimafia, e qua non è che noi stiamo facendo antimafia, è diverso. Noi facciamo cultura della legalità, è un'altra cosa. Diventa antimafia nell'effetto, ma noi non dobbiamo presumere di fare nient'altro che il nostro dovere. Inaugurare un bene confiscato appartenuto a Zazza, uno dei più efferati criminali degli anni 70-80, che è diventato, grazie allo sforzo congiunto, l'ha detto Ciotti, l'hanno detto tutti quelli che sono saliti in quel palco, di una coralità dalla regione al governo al ministero dell'interno all'ultima delle cooperative a Coldiretti alla camera di commercio alle cooperative sono guardate, non vi dico, è stata una esperienza, fosse solo per questo, di grande esempio sociale.
Solo questo già economia sociale, quello che è successo intorno a quel caseificio. Allora, direttore della scuola, dell'istituto, bisogna andare a trovare, bisogna andare lì, portare i ragazzi. Le mozzarelle sono buone, se sono buone veramente, sono buone. Poi diamo, hanno tutte le certificazioni, ci mancherebbe. Ma se sono buone veramente, ve le dovete mangiare. Perché questi ragazzi non è che campano di gloria al padre. Deve diventare economia sociale. Se la bottega dei saperi e dei sapori, tu mi chiedevi sottovoce, ma io vorrei vendere. Dobbiamo farla circolare questa modalità, bella, libera. Perché altrimenti rimane un sogno. Il bene confiscato rimarrà un idillio. Se non produrrà lavoro, soprattutto in questo tempo dove la scusa del fatto economico, i tetti di spesa, non ci sono soldi, fa affiorare quella maledizione che è la vendita dei beni, la fa riaffiorare e la fa sembrare quasi ai perbenisti del governo, della politica, anche dell'antimafia, anche qualche magistrato dice però. La fa riaffiorare come l'unica vera strada da percorrere, quella possibile. È perché con tutti questi beni come si fa? Bisogna venderli. È vero. Guardate che è demoniaca questa cosa. E poi a qualcuno che ha detto, ma se la ricomprano i mafiosi, sapete che è stato risposto? E noi gliela ritogliamo. È perché qua i magistrati stanno a fittare andella questa noi. Ma guardate, ma è sconvolgente. Ma non possiamo fare solo denuncia o arrabbiarci. Dobbiamo fare qualcosa di concreto. Accattare mozzarella.